Ma attenzione, vedete, lo leggo testualmente, sono appena 5 righe. Come è possibile passare dall'una all'altra dimensione religiosa quando si parla di sofferenza? Qual è l'ultimo momento di vita umana del Cristo? È il grido finale con cui conclude l'esperienza umana. C'è dunque, dice Maxwell, la centralità di Cristo che manda all'aria ogni compostezza e virilità, ogni saggezza umana. Il suo ultimo grido disperato sulla croce, strappatogli dal dolore personale e dal peso dei peccati dell'umanità e per il quale egli, sapendo di soffrire in funzione sostitutiva, cioè al posto degli uomini, patisce nel profondo del cuore tutte le pene del peccato che lo travagliano. Attenzione, conclude Lanciere, tutto ciò non ha nulla a che fare con la calma fredda, silenziosa e distaccata che pervade la vita di Buddha e in particolare i colloqui con i suoi amici nel momento della sua morte. Lì tutto sereno, tutto tranquillo, tra Buddha e i suoi seguaci. In Cristo il grido forte della sofferenza patita per gli altri. Grazie. Amiche, cari amici, mi dispiace che le mie condizioni di salute non mi consentono di essere con voi oggi. Vi invio queste parole che riassumono quanto avrei voluto dirvi di persona. Il Buddha ha riassunto il suo insegnamento nelle quattro nobili verità: la verità della sofferenza, dell'origine della sofferenza, della liberazione dalla sofferenza e della via che conduce a tale liberazione, seguendo il modello dei medici cinghiali dell'epoca, i quali individuavano la malattia, l'origine della malattia, la possibilità di guarigione e la terapia. Nella prima nobile verità egli afferma: e questa, o monaci, è la santa verità circa il dolore. La nascita è dolore, la vecchiaia è dolore, la malattia è dolore, la morte è dolore. L'unione con quel che dispiace è dolore. La separazione da ciò che piace è dolore. Il non ottenere ciò che si desidera è dolore. Dolore, in una parola, sono i cinque elementi dell'esistenza individuale. Il termine originale sanscrito per sofferenza è dukkha, che indica una condizione di disagio etimologicamente difficile da sopportare. Da du, difficile, e ka, sopportare. Gran parte della sofferenza esistenziale che sperimentiamo nella vita è quella sottile, costante, insoddisfazione. C'è sempre qualcosa che non va, c'è sempre qualcosa che manca, non siamo mai in pace. La seconda nobile verità insegna che l'origine della sofferenza è l'attaccamento. Più nello specifico, il Buddha insegna che la realtà è impermanente, tutto cambia costantemente, ciò che nasce muore, nulla è eterno. Poiché l'essere umano sviluppa attaccamento a cose e persone,
e si illude che queste durino per sempre, quando le cose cambiano e le persone muoiono o le relazioni finiscono, sorge la sofferenza. Con la terza nobile verità arrivano le buone notizie. Infatti è possibile la cessazione del dolore, l'estinzione dell'attaccamento e la realizzazione del nirvana, la liberazione spirituale. La quarta nobile verità indica la via, ovvero l'ottuplice augusto sentiero, seguendo il quale è possibile liberarsi dalla sofferenza e raggiungere l'illuminazione. Tale sentiero è riassumibile in tre punti: saggezza, moralità e meditazione. In altre parole, sviluppando la saggezza attraverso lo studio dell'insegnamento del Buddha, mettendo in pratica tale insegnamento attraverso un comportamento etico e facendo meditazione, è possibile estinguere il dolore esistenziale alla sua origine. Il Buddha insegna che il dolore esistenziale sorge dall'attaccamento a ciò che ci piace e dalla repulsione di ciò che non ci piace. Grazie alla meditazione di consapevolezza è possibile riconoscere i diversi momenti del percorso percettivo, sensazione, colorazione personale della sensazione in mi piace o non mi piace, e separarli, creando così uno spazio di libertà interiore. In altre parole, la meditazione è come un cuneo che si inserisce tra la sensazione e il desiderio, interrompendo la catena, il circolo vizioso, che fa sorgere la sofferenza. Con la meditazione riusciamo a focalizzarci sul fatto che la sensazione è solo una sensazione e che siamo noi che aggiungiamo questa sensazione mi piace o questa sensazione non mi piace. La pratica moderativa consiste nello stare col momento presente, far pace col momento presente così com'è e trovare il nirvana ora. Il Buddha insegna che attraverso la pratica meditativa è possibile decongestionare la mente e così riconoscere che quello che ci sembrava un momento infernale della nostra vita in realtà è positivo. Secondo la tradizione antica del buddismo, la realtà è dolorosa, dukkha, impermanente, anicca e priva di un io sostanziale, anatta. Nel buddismo Mahayana, ovvero il buddismo diffusosi in Cina, Corea e Giappone, si cambia prospettiva e si afferma che la realtà è impermanente, priva di un io sostanziale e nirvana. A differenza, quindi, della tradizione antica, si afferma che questa stessa realtà non è dukkha, ovvero sofferenza, ma nirvana, ovvero beatitudine. La realtà è quella che è impermanente e insostanziale. Se ci relazioniamo male ad essa, la vita ci risulterà dolorosa. Se ci relazioniamo bene, la vita ci risulterà gioiosa. La scelta sta a noi. Grazie, Dario Doshin Gironi. Pensato, meditato da sempre dall'essere umano, il perché del dolore nella vita. E le religioni, le filosofie hanno cercato di rispondere a
questa domanda che accompagna sempre la vita umana. Mi faccio i complimenti anche a coloro che hanno organizzato questo incontro per far discutere anche le diverse religioni su questo argomento che tocca la vita, e allora a prescindere dalle religioni tocca la vita. Ma qui è interessante che si riflette e si pensa insieme studiando la risposta delle religioni a questa domanda. Vorrei solo prima, come introduzione, leggere un breve capitolo della pagina che il grande educatore del nostro momento, Papa Francesco, ha presentato in un incontro storico nel 10 maggio scorso, per la prima volta nella storia della Chiesa Cattolica, un Papa cattolico si reca in Egitto a incontrare il più grande, diciamo, rappresentante del mondo islamico sunnita all'interno della millenaria Università del Cairo al-Azhar. Lì il Papa si trova davanti a centinaia di teologi e imam del mondo islamico e ha una breve presentazione di 3 pagine. Io leggo solo una parte per introdurre il mio discorso. Papa Francesco dice a loro, cioè davanti a sé tutti questi teologi musulmani e appartenenti all'Islam, dice: l'educazione diventa sapienza di vita quando è capace di estrarre dall'uomo, in contatto con colui che lo trascende e con quanto lo circonda, il meglio di sé, formando identità non ripiegate su se stessa. La sapienza ricerca l'altro, superando la tentazione di irrigidirsi e di chiudersi, aperta e in movimento, umile e indagatrice al tempo stesso. Poi dice, proprio nel campo del dialogo dobbiamo tener conto di 3 elementi: il dovere dell'identità, il coraggio dell'alterità e la terza posizione, la sincerità delle intenzioni. Il dovere dell'identità, perché non si può imbastire un dialogo vero sull'ambiguità o sul sacrificare il bene per compiacere l'altro. Il coraggio dell'alterità, perché chi è differente da me culturalmente o religiosamente non va visto e trattato come un nemico, ma accolto come un compagno di strada. Molto bella questa parola. Metterci tutti nello stesso livello, siamo compagni della strada e ogni pezzo della strada, gli esseri umani a livello culturale, filosofico, religioso, hanno elaborato dei pensieri e mettendoli in circolazione non può far che bene, perché aumenta la conoscenza. Nella genuina convenzione, continua Papa Francesco, che il bene di ciascuno risiede nel bene di tutti. Educare all'apertura e al dialogo sincero con l'altro, riconoscendone i diritti e le libertà fondamentali, costituisce la via migliore per edificare insieme il futuro, per essere costruttori di civiltà. E qui finisco con questa frase meravigliosa di una importanza fondamentale nel nostro momento attuale. Dice: perché l'unica alternativa alla civiltà dell'incontro è l'inciviltà dello scontro. Allora, questa introduzione mi porta a obbedire
accogliere l'invito del nostro caro Alberto Di Giglio, che mi ha dato il compito di parlarvi in questi 10-15 minuti della sofferenza e del senso del dolore della religione islamica. I musulmani piangono, soffrono, sentono il dolore? Sì. E le lacrime delle donne e dei bambini del mondo islamico, che comprende 1.700.000.000 di persone sul pianeta, sono trasparenti come le lacrime dei cristiani o degli ebrei o dei buddisti. Pure loro soffrono quando perdono un figlio, oppure quando finisce una relazione amorosa, oppure quando entrano in conflitto. Ma c'è un punto importante, proprio riassumendo, è un discorso che non si può riassumere, infatti è un compito difficile, però proprio dare dei titoli solo a questo argomento. Il fatto essenziale è che il dolore in sé non è un valore. Infatti il paradiso coranico viene descritto dove non esiste il dolore, dove c'è la pace, c'è l'armonia, c'è la relazione profonda tra gli uomini. Ci sono i frutti, ci sono i godimenti e c'è la bellezza e la gioia. Allora, la meta è la gioia, la felicità, il benessere. Il dolore non è la meta e non ha un valore in sé. Vi leggo per esempio questo versetto del Corano, così anche un'altra musica, è il capitolo 43. Descrive proprio questo paradiso. Dice: Otkhulul Janna antum wa azwajukum. Entrate nel paradiso, voi e le vostre spose. Innanzitutto non entriamo da soli, in compagnia delle nostre spose. Sposi, spose. Joft, azwaj in arabo non ha un genere grammaticale, zawj, che sia la moglie che il marito, il compagno o la compagna. Vi sarete trattati bene, verranno fatti passare fra loro piatti o libri d'oro e coppe, tutto ciò che le anime desiderano e di cui gli occhi si deliziano. Vi resterete in eterno. Questo è il paradiso che vi sarà dato in eredità, però qui anche c'è una frase importante, come compenso di ciò che avete operato. Nel senso che si guadagna la felicità, si guadagna la gioia. Vi troverete frutti abbondanti e ne mangerete. La descrizione allora del luogo desiderato è il luogo della gioia, della felicità, dell'armonia e anche del godimento, di tutto, dei frutti, delle spose, di tutto ciò che deliziano anche gli occhi. C'è anche un altro versetto, direi molto anche bello, che è il capitolo 75. Lì di nuovo parla di un incontro, ma che è pieno di gioia. Wujuhun yawma'idhin nazira ila rabbiha nazira. Avete forse sentito due volte nazira. La prima nazira è proprio gioia, e il secondo è la visione. La traduzione sarebbe: quel giorno vi saranno volti splendenti di gioia che volgeranno gli sguardi verso il loro Signore. Allora, la meta descritta nel linguaggio coranico è quando arriva l'incontro col proprio Dio, col proprio Signore, ma è la pienezza della gioia. Nosera è proprio volti splendenti di gioia. Allora, questo ci fa leggere e meditare che nella spiritualità coranica il dolore in sé non è un valore. E allora che cos'è? Esiste? Che cos'è? Per questo
questo ce ne sono tanti, tanti altri passi, ma solo perché il tempo è limitato, un versetto. Dice Ennamal Ostre Yosrofa, Ennamal Ostre Yosro. Sì, la difficoltà esiste, le mancanze, le sofferenze esistono, ma ricordatevi che insieme ad ogni difficoltà c'è una facilità. E poi di nuovo ripete la stessa cosa. Con ogni difficoltà c'è una facilità, di nuovo, certo, con ogni difficoltà c'è una facilità. Allora, quando puoi e ti liberi da queste onde, prega e con gioia vai verso il tuo Signore. Un esempio che abbiamo sentito ripetutamente anche dagli altri interventi e anche nell'esempio coranico è l'esempio di Giobbe. Giobbe è l'incarnazione di tutti i dolori, dolori fisici, psichici, la perdita dei propri parenti. Proprio in una sola persona si incarnano le diverse sofferenze della vita umana. Qui per esempio rilevo questo, dice Giobbe quando chiamò il Signore: il male mi ha colpito, ma tu sei il più misericordioso dei misericordiosi. Li rispondemmo, li togliemmo il male che aveva e della sua casata gliene restituimmo una simile e ancor più come misericordia da parte nostra e come richiamo ai devoti. Secondo la teologia islamica è il tempio sacro di Dio, è il tempio sacro della vita, va custodito, va nutrito, protetto, abbellito, profumato. Danneggiare il corpo non è un'ascesi, ma anzi proprio custodirlo in salute. E allora Giobbe, cosa dobbiamo rispondere a questa sofferenza? È interessante che in un altro versetto viene a spiegare cosa succede e cosa propone il Signore a Giobbe. Sì, la grazia viene sempre da una energia infinita che dà armonia e sussistenza all'intero creato. Però ciò che in questo versetto vuole insistere è un risveglio individuale e risuscitare dal dolore con il proprio sforzo e la propria volontà. Ed è proprio Giobbe che il Corano ricorda questo, vero, è una grazia, ma questo è, dice, ricorda di nuovo il nostro servo Giobbe quando gridò al Signore: Satana mi ha toccato con calamità e pene. Ora qui una parola. Erkes berecelek, hozom taselon borgon basharo. È il Corano che dice a Giobbe: guarda, è in te la risposta, è dentro di te. Erkes berecelek, percuoti col tallone il suolo ed essa, vedrai, sarà fresca, bevibile, buono per abluzioni. Sotto di te scorrerà un ruscello che salverà il tuo malessere e ti farà risuscitare nella gioia e nella felicità. E ridonammo la sua famiglia. Questo concetto del dolore come passaggio, parto, porta verso la felicità, non deve rimanere in sé. Il dolore è solo qualcosa da superare. L'esempio forse più adatto è proprio il parto. Il parto è il dolore, ma il valore del parto non è nel
dolore del parto, ma della nascita gioiosa che viene dopo il parto. Questo diciamo che è un po' lo spirito del dolore nel Corano. E in questo c'è un esempio solenne che è il parto di Maria all'interno del Corano. Il Corano parla spesso di Maria come esempio da seguire, e meditare, riflettere, prendere proprio come esempio della propria vita. E anche il suo parto ci spiega anche questo movimento, che Maria nel Corano non è una figura passiva. Maria è proprio l'icona della libertà, Maria è l'icona della sapienza, del coraggio. Lei cambia la sua vita ogni volta che vede necessario il cambiamento. Il Corano ne parla tanto, adesso non c'è tempo, c'è un intero capitolo che si chiama proprio il capitolo di Maria, il 19° capitolo. Ma lei da giovanissima esiste, sceglie coraggiosamente, sceglie Makonan Sharlian, un luogo all'Oriente, ma Sharlian è proprio dove nasce la luce. Lei è alla ricerca costante del bene della luce, e in qualunque momento vede che la luce anche cambia magari forma e direzione, cambia anche lei. E infatti uno dei momenti del grande cambiamento è quando lei aveva dedicato la sua vita ad una vita ascetica, vergine, invece le viene detto di questo nuovo arrivo. È molto simile anche al passo evangelico, ma ne parla anche di più il Corano di Maria. Ma il passo che mi interessa qui sul dolore è quando dice il Corano alla fine di questo momento doloroso di aver, diciamo, concepito un figlio senza un padre, di dover affrontare una società adesso con le calunnie che dovrà sopportare. Il momento del culmine di questo cammino, che diventa esempio per l'intera umanità secondo il Corano stesso, è quando il Corano con una voce dice a lei: Ossi ilaika bejesmi nahla, ora tu sei da sola. Infatti non c'è la figura di San Giuseppe, anche se oggi San Giuseppe, ma Maria è sola, nel Corano. E va sotto questo albero di palma, che è un albero secco, e infatti c'è un'analogia tra la croce di Gesù e il parto di Maria, perché Maria partorisce da sola appoggiandosi ad un albero, diventa proprio la forma della croce, e sotto di sé ora sente, vede cosa? Vede un ruscello che comincia a scorrere sotto i suoi piedi, ma grazie a lei, dice il Corano, così è lei che vegesne nechla. Ora tu tira verso di te questo palmo morto, e all'improvviso vedrai che quest'albero morto da te e dalla tua forza ritrova vita e ti dà i frutti freschi, e allora colivashovi vagarriaina. Ora mangia, bevi e sii felice, sii nella piena della gioia. E così tu diventerai esempio da seguire, che il dolore in sé non deve diventare icona da seguire. La croce è vuota, Gesù non è più sulla croce. Esiste il segno del dolore superato, il segno della morte superato, ma ciò che deve rimanere è la risurrezione, sicuramente con la grazia di Dio, ma anche col risveglio individuale di ogni essere umano, di rinascere, di aprire gli occhi alla verità grandissima che ha dentro di sé. È un cammino di trasformazione. Il Corano parla di tre momenti della trasformazione. È una risurrezione che come miracolo avviene all'interno di ogni essere umano. Da un'anima che ordina al male, nafs amore, sempre l'egoismo, sempre la chiusura
sempre lì, il disinteresse verso l'altro, sono i peccati che il Corano elenca per il malessere e il dolore umano, ma se esci e ti trasformi alla seconda anima, che è nafs lawwame, quando ti risvegli e senti una voce critica dentro di te, ti dice: ma perché hai fatto male a questo? Perché non hai dato ascolto magari al tuo vicino? Perché non ti interessi del dolore del tuo vicino? Questa voce che ormai si è risvegliata ha già trasformato la prima nafs amore al nafs lawwame, per raggiungere la terza anima, che è nafs mutmainne, l'anima in pace, l'anima in gioia. È una risurrezione che è la trasformazione da uno stato all'altro. In questo Maria è icona per il Corano, ma anche sicuramente la via spirituale di tanti altri mistici nel mondo. Islamico veramente avesse assunto questo pensiero, cioè questa profondità, questa sensibilità, certamente saremmo già tutti salvi. Avete visto quanti riferimenti cristologici ci sono stati, parlato di risurrezione, parlato veramente tante cose che ci accomunano. Veramente quanto è importante sentire la voce di Dio e seguire questa voce, ascoltarla, soprattutto avere la familiarità con la parola di Dio, che sembra di capire che sia, da quello che abbiamo ascoltato, è veramente la fonte dove si guarisce proprio la scrittura, la Bibbia. E io vi invito ad accomodarvi, perché vedremo un filmato, potete accomodarvi, Nicolò che viene qui accanto. E il significato del dolore nelle religioni, se dovessimo fare una conferenza sul significato del dolore del cristianesimo, nessuno potrebbe fare questa conferenza, cioè una sola persona che potrebbe fare questa conferenza, ed è Gesù nel Getsemani, Gesù nell'orto, solo lui può tenere questa conferenza, nessuno, è impossibile, nessuno sarà mai all'altezza di dire cos'è il significato del dolore del cristianesimo. Quindi bisogna veramente che ci impegniamo. Ma c'è un artista, un regista, ha avuto un coraggio veramente straordinario, ha avuto il coraggio di entrare dentro questa vicenda storica del Cristo e di proprio incontrarlo, attraversarlo, proprio